Salvatore, mi accennato prima a un brevetto, un altro tuo brevetto fra i tanti che tu ne hai fatti, di come riciclare, della tua idea di come riciclare la bottiglia di PET, di plastica. Alla Migros in Svizzera, supermercati Migros, ci hanno dei bidoni, che sono un mio brevetto appunto, dove in effetti tu butti la bottiglia così come sta. Sotto a questo bidone con il principio del tritadocumenti, praticamente riduce tutta la plastica e tutta la bottiglia in coriandoli, tipo formato tipo coriandoli. Ora che succede? Quando scende giù, nel contenitore giù c'è una rete immersa in una vasca dove c'è acqua e grassetto di calcio, cioè sarebbe quello che noi usiamo per disinfettare le piscine. Semplicemente carbonara, grazie Sem a Dio. Esatto. Che succede? La plastica del tappo, che non è riciclabile, diciamo così, o perlomeno non è la stessa tipologia di plastica, è molto più leggera e rimane a galla. La carta e la colla, contaminate dal grassetto di calcio, si cristallizzano nell'acqua e rimangono sulla rete perché sennò tenderebbero ad andare al fondo. Il coriandolo di PET praticamente scende sul fondo. Quindi che vuol dire? Vuol dire che al termine di questo processo, cioè come processo intendiamo che la signora arriva lì e butta la bottiglia, dal cassettone escono coriandoli in PET che, racchiusi in sacchette da 50 kg, possono essere direttamente vendute a chi produce PET per bottiglia. Perché il rifiuto va visto con un'altra ottica. Qualsiasi tipologia di rifiuto deve essere visto come un ciclo che si chiude, perché se il ciclo non si chiude è un ciclo che inevitabilmente collassa. Qualche altro brevetto tuo? Sì. Allora, qui a cosa stai lavorando? Questa Turbina a fluidi vettori. te lo volevo dire, una turbina Tesla. Sì. Questa Ok. è una pompa a cavitazione. Pompa a cavitazione, questo è un altro tuo brevetto, ovviamente. È ancora in fase di studio. Questo Oh. in effetti non è il mio laboratorio dove produco, ma è la sala parto. Questo invece è un Questo è superalternatore. un super alternatore. Qui è una cosa interessante che ti posso far vedere al volo. Guarda, questo è un super alternatore che ho in test. Adesso il super alternatore è questo. Sopra ci abbiamo un motore che io sto utilizzando per farlo girare. Ti faccio vedere una peculiarità del super alternatore. 1 ampere in questo momento. Sì. Giusto? Adesso io cosa faccio? Carico sull'alternatore un carico. La lampadina, sì. Esatto. Accendiamo. Ora, le leggi della fisica dicono che se io sull'alternatore metto un carico da 10 watt, 5 watt, quello che sia, il motore dovrebbe spendere quello che io mi prendo dall'alternatore in più le perdite meccaniche. Andiamo a vedere che succede. Guarda, è bellino sto fatto. Accendiamo la lampadina, inquadra quanto assorbe la lampadina. 229 200. mA. 229 mA. Perfetto, sì. Benissimo. Se a vuoto assorbo 1 ampere, adesso che accendo la lampadina io dovrei leggere 1 ampere più i 223 che mi piglio della lampadina perché la sto accendendo, in più le perdite meccaniche dell'apparecchio. Esatto. Guardiamo qua. Incremento di 10 mA, niente praticamente. Rispetto a un consumo. No, rispetto a quello che mi sto prendendo di fatto, perché di fatto mi sto prendendo 220 mA e il motore non ne risente. Questa è la prerogativa del superalternatore, questo è quello che mi consente, che poi Di le dire che il altre superalternatore è più performante d'Europa. cose. Questo è quello che mi consente di fare una pala che parta a 0,8 metri di vento al secondo, a fare acqua nelle fogne e quant'altro, voglio dire. Allora, questo qui è il precombustore, Sì, questo non fa però nient'altro. è parte di un precombustore. È parte Questo di un precombustore, questo non fa nient'altro che lavorare con delle resistenze a rampa che portano proporzionalmente al flusso di gasolio o di combustibile che arriva alla pompa, non fa nient'altro che portare a una determinata temperatura, che non dico perché voglio dire è uno dei delle. segreti del. Esatto, e tramite delle spirali magnetiche e un fatto di temperatura, che succede? Si portano quasi allo stato gassoso quelle che sono le componenti acquose del carburante, quindi quelle che praticamente catturano gli ingombusti e fanno sì che praticamente ti escano dalla marmitta senza che tu li hai bruciati. Quindi si ottiene una combustione più secca e niente, gli ingombusti che tu bruci praticamente te li ritrovi sia come contaminazioni in meno che come chilometri percorsi in più.
E tutto si basa su un principio molto semplice, per chi possa dire, basta sapere che hanno scoperto che come si fa l'idrogeno, cioè che l'acqua semplicemente buttando del vapore sul fuoco. Quindi quando si sa notoriamente che si può emulsionare il gasolio con acqua, esatto, anche se tecnicamente non è questo che succede, emulsionano vapore con il gasolio, perché il vapore praticamente è un arricchitore di combustibile. Ho capito. E questo è il principio del... Quindi mi stai dicendo che praticamente la marmitta catalitica sarebbe praticamente superata. La marmitta catalitica io ritengo la truffa del secolo, anche perché nell'insieme delle macchine cosa fa la marmitta catalitica? Ti cattura le micropolveri al di sotto dei 90 km orari per rilasciarle passati 130. Quindi significa spostiamo, che io in città mi prendo un attimo tutti i pulviscoli e li tengo in marmitta. Come mi trovo a passare in autostrada vicino a una bella piantagione di grano, di pomodoro, quello che li lascio e li lascio. Quindi per poi ritornare, nella catena alimentare. Nella catena, esatto, sì, siamo sempre. Salvatore, posso darti del tuo, certo, a questo punto? Io proporrei una sfida proprio a quello che è il programma serio del ciclo dei rifiuti e l'integrazione alla risoluzione di quelle che sono le problematiche del rifiuto in tutta la regione Campania. Tu ci daresti una mano concretamente? Io ho dei sistemi che metterò a disposizione, dei progetti, dove sfido qualsiasi, almeno a livello tecnico e a livello, come dire, a livello tecnico e a livello proprio di constatarne il funzionamento, cioè su basi scientifiche, non su cose aleatorie, del come e perché praticamente questi qui secondo me sono migliori e funzionano. Quindi il campano per la Campania? Il campano per la Campania, l'asturiano per la Campania. Io sono dovuto diventare asturiano praticamente per avere un po' di considerazione. Basti pensare che io faccio questo da sempre e nulla, io ho avuto contatti con l'Italia, commerciali importanti, da quando praticamente sono un'entità spagnola. Tu rappresenti un po' la fuga dei cervelli, in un certo senso. E il cervello non è che va in fuga, il cervello non gli lascia un'altra strada, diciamo così. Il sistema Italia non è la cultura. Chi vuole risolvere i problemi deve entrare per le vie. Mi dispiace dirlo, però è così. Quindi potremmo anche chiedere interesse a livello dall'Alden, quella che è la comunità europea. Basti pensare, a parte questo, voglio far notare una cosa, che conservo dei giornali qui. Quando ho fatto uno dei miei primi brevetti che ha rivoluzionato il modo proprio di produrre energia, il superalternatore nella fattispecie, è uscita un'ANSA il giorno 4 aprile del 2006, due giorni prima delle elezioni. Quindi nel momento in cui tutti i politici hanno delle persone a stipendio a guardare le notizie ANSA per preoccuparsi di quello che dice e quello che dice. Una notizia come passata, che poi ve la fornirò cartaceamente, eccetera. Certo, partiamo tutto. Il minimo sarebbe dovuto essere, per esempio, un contatto da qualsiasi schieramento, di qualsiasi parte, non è una questione di colore o di dire senti, stai un attimo buono perché mo' abbiamo il casino delle elezioni, però non ti muovere perché poi dopo vediamo cosa dobbiamo fare. Beh, io credo che il problema stia nella paura di cambiare dei sistemi che si sono fossilizzati a generare denaro. Dobbiamo rompere gli schemi. Il problema oggi è rompere gli schemi. Io penso che dovremmo rompere qualche testa più che rompere qualche schema, perché lo schema praticamente è... Ma è lo schema della politica che è sbagliato. Quindi vedi, analizzando 15 anni, non penso che da 15 anni ad oggi non c'è la risoluzione a questi problemi. Tu basti pensare che per i quali sono andato via, un politico nostrano, non dico il nome, tanto si trova su internet, nel momento in cui a me... Ma condicio non possiamo fare i nomi, siamo imbavagliati. Però pensa che in Italia, mentre a me negavano dei fondi POR, perché ci ho provato, venivano spesi, non so se 14 o 4 milioni di euro, per una ricerca, progetto Erasmus, no? Questa ricerca era finalizzata a studiare il comportamento sessuale dei muli sardi in Somalia. Questa è bella. Mentre io producevo il superalternatore per fare energia, ma a quel punto ho detto questo non è un paese che fa per me. Ho tanta fede, nel senso che penso che l'Italia possa essere... Cioè, se venga qualcuno come me, dopo di me, mi auguro che possa fare quello che ho fatto io all'estero, che possa farlo in Italia. Allora, quindi in conclusione Salvatore, dimostriamo che la risoluzione al problema l'abbiamo in casa. Noi ci troviamo adesso a Giugliano, nello specifico a Varcaturo, quindi sulla fascia costiera, e vogliamo dimostrare alla Regione Campania che le risoluzioni sono nella nostra casa. Infatti nel mio sito web una delle frasi che metto praticamente come presentazione è dire che uno dei mali che affliggono la nostra società è quello di cercare le soluzioni imposti talmente lontani e non vederle quando ce l'hai sott'occhio.
avendo la possibilità di avere, giochiamo in casa, con te giochiamo dovremmo in casa. Dovremmo giocare in casa, quindi speriamo di poter giocare in casa. Io non ho avuto questa fortuna ultimamente, speriamo di poter giocare in casa, voglio dire. Vogliamo fare 4.500 km per andare a lavorare, voglio dire, non credo che faccia piacere. Anche perché abbiamo bisogno di occupazione, quello è il punto. Allora se queste cose fatte in casa, impatto zero, costo relativamente. E impiegano posti di lavoro, ci sono dei indotti paralleli dove, sì, nei progetti che ti mettono a disposizione ci sono delle tavole tipo proprio da, e sono numeri fatti reali. Non, quindi il nostro sarà un impegno a costruire qualcosa per il nostro territorio, per quella che è la regione Campania e per quello che sarà il futuro dei nostri figli, perché ovviamente abbiamo dei figli speriamo che possano tranquillamente vivere in salute, migliore, in contesto migliore, con un po' di legalità e dire avanti alle cose buone certo e alle soluzioni vere. Ciao Salvatore. Ciao, è stato un piacere. Grazie.